Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi inizia una nuova serie che credo si chiamerà A Scuola di Skills, visto che spesso e volentieri mi chiedete sia quando sono in live che anche sotto ad alcuni video di analisi di partite come si fa una determinata skill o meno, o soprattutto quali sono le skill più efficaci quest'anno all'interno di FIFA 22. Quindi, anche se non ce ne sono tantissime, come vi ho detto più volte, mi andrò a focussare già a partire da questo video e poi nei successivi su un determinato comparto di skills da farvi vedere e ovviamente vi mostrerò come si fanno, dove si fanno, perché si fanno e tutto quanto. Oggi partiamo a cannone con il primo episodio con il reverse elastico e l'elastico, quindi praticamente l'una all'opposto dell'altra, ma che secondo me al momento sono assolutamente due tra le skill più efficaci di FIFA 22. Andiamo a vedere innanzitutto come si eseguono in game. Eccoci in game, ragazzi. Innanzitutto andiamo ad analizzare l'elastico come prima skills. Vedete che a destra c'è anche il controller a schermo che quindi vi aiuterà a capire il movimento che vado a eseguire per fare la skill. Premessa è che per poter fare l'elastico abbiamo bisogno esclusivamente di giocatori con 5 skill, perché se andrete a fare lo stesso movimento ma con dei giocatori di 4, l'animazione sarà totalmente diversa e meno efficace di questa. Allora, noi abbiamo in questo momento, vedete, Cristiano Ronaldo in possesso del pallone. Per poter fare un ottimo elastico dovete tenere come riferimento sempre aureo, raga, in base a qualsiasi posizione voi state puntando con il giocatore, la spalla destra. Quindi in questo caso Ronaldo è orientato verso la porta avversaria, dritto, guardo la spalla destra e con l'analogico punto verso fuori la sua spalla destra, quindi in alto. Dopodiché, dopo aver puntato in alto, quindi così, vado poi successivamente a concatenare un movimento che passa dalla spalla destra passando dietro al giocatore sulla spalla sinistra, quindi un movimento di 180 gradi che fa spalla destra, spalla sinistra. Ve lo faccio vedere, è semplicissimo. Voi avete Ronaldo qui in controllo del pallone, spalla destra, spalla sinistra e avete fatto l'elastico. Ve lo faccio rivedere anche in quest'altro caso, spalla destra, spalla sinistra. Lo potete guardare tranquillamente da quello che è il joystick. Vedete, io prima vado a puntare all'esterno della spalla destra, poi passo dietro fino ad arrivare sulla spalla opposta. E questo, vi ripeto, vale esattamente per tutte le direzioni. Quindi se sto puntando verso l'alto, spalla destra in questo caso rivolta verso destra, quindi farò un movimento di 180 che va da destra e arriva verso sinistra e farò l'elastico. Anche in questo caso prendo come riferimento la spalla destra, quindi sta puntando verso giù, per fare l'elastico passo da dietro fino ad arrivare sopra a 180 gradi, eccolo qua. Mentre se sto puntando in questo caso verso sopra, la mia spalla destra è rivolta verso destra e farò un movimento che da destra va verso sinistra. Ecco qui il nostro elastico in tutte quelle che sono le posizioni di utilizzo e tutte quelle che sono le concatenazioni per poterlo fare. È veramente molto semplice, l'importante è tenere come riferimento sempre la spalla destra. Sembra una skill difficile, ma una volta, diciamo, avuto questo tip, secondo me diventa molto più facile da utilizzare nei diversi frangenti che poi vi farò vedere successivamente. Vediamo ora invece il reverse elastico, che come dice anche la parola non è altro che un elastico inverso e già questo vi dovrebbe suggerire un po' qualcosa. Infatti, se prima per il nostro elastico noi avevamo come riferimento la spalla destra del giocatore, adesso dovremo avere la spalla sinistra e fare esattamente lo stesso movimento. Quindi, in questo caso, prendiamo la spalla sinistra, movimento che passa dietro al giocatore fino alla spalla destra di 180 gradi, quindi con Ronaldo che punta verso la porta, andiamo praticamente a prendere il riferimento all'infuori verso l'alto, movimento che passa dietro fino a sotto. Eccolo qua, reverse elastico, ve lo faccio rivedere, lo rivedete anche tramite il pad, movimento spalla sinistra, spalla destra, reverse elastico. Semplicissimo, raga, è solamente uno schema mentale che più andate ad allenare con le squad battle dove vi consiglio che vi mettete spammate skill e più vi entrerà in testa. Stessa cosa, se sto puntando verso l'alto, in questo caso la mia spalla sinistra è verso sinistra, punta verso fuori, quindi sinistra-destra a passare dietro al giocatore, reverse elastico. Stessa cosa nel momento in cui sto puntando verso sotto, adesso la mia spalla sinistra si trova in questo caso verso destra, quindi faccio un movimento verso dietro, eccolo qua di nuovo, reverse elastico. Se sto puntando invece
Se sto puntando invece verso sinistra, vediamo che in questo caso la mia spalla sinistra è verso di sotto, quindi per poter fare il reverse elastico, movimento che passa dietro al sedere del giocatore che parte da sotto e arriva sopra. Reverse elastico, ragazzi, veramente fidatevi, può sembrare difficile da pensare, può sembrare difficile anche da mettere in pratica, ma vi assicuro che nel momento in cui voi andate a farlo tante volte non ci penserete manco più, spalla destra, spalla sinistra, è un movimento che vi esce assolutamente naturale. Adesso invece andiamo a vedere quelle che sono le applicazioni, le migliori situazioni dove andare ad applicare entrambe le skill. Eccoci in game, ragazzi, e partiamo a vedere quali sono le situazioni migliori dove andare ad utilizzare il reverse elastico. Allora, innanzitutto, la prima situazione dove possiamo utilizzarla è una situazione di questo tipo. Visto che l'effetto del reverse elastico è quello di tagliare repentinamente la direzione di corsa per accentrarsi e rientrare verso l'interno del campo, questo è praticamente uno scenario tipico. Perché vedete che il mio Neymar praticamente punta fuori dal campo mentre sta arrivando sulla diagonale James, pronto a prendermi il pallone, perché se io avessi continuato la mia corsa, lui mi avrebbe tagliato la linea e avrebbe recuperato il pallone. Allora io che cosa vado a fare? Vado a fare reverse elastico. E qual è l'effetto di questo mio reverse elastico applicato così? Vado praticamente a circumnavigare rapidamente il giocatore avversario, quindi lo lascio sul posto, non c'è neanche il tempo di reagire, due passaggi sono in porta e ho segnato. Quindi in particolar modo quando volete accentrarvi, cambiare direzione e vi ritrovate in zona soprattutto di fascia per rientrare rapidamente, questo è veramente molto 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 importante da fare come skill. Andiamo a vedere poi un'altra situazione tipica. In questo caso, come potete vedere, io mi ritrovo ancora una volta il marcatore pelo pelo al mio esterno, esattamente come era successo prima con James e Neymar. Allora che cosa vado a fare? Il mio obiettivo è quello di circumnavigare il mio marcatore e poi crearmi lo spazio per calciare. Quindi il mio obiettivo è quello esattamente di fare questo movimento a prendere un po' di campo, ma poi ad avere subito la palla disponibile tra i piedi, perché la cosa utilissima del reverse elastico è che la palla rimane francobollata al piede, il giocatore non perde il controllo del pallone. E infatti è quello che succede qui. Io vado a fare il mio reverse elastico, Koulibaly va a vuoto, ho subito la palla disponibile per la conclusione e vado a segnare. Vedete qui Koulibaly come è rimasto totalmente spiazzato e io me ne sono andato facile facile e lui ancora mi sta cercando. Ma andiamo avanti perché ci sono anche altri scenari tipici da farvi vedere. Un'altra situazione classica è appunto la seguente, che bene o male è simile alla situazione che abbiamo già visto, dove però in questo caso il marcatore si è già defilato, io però facendo il reverse elastico vado a apparecchiare la conclusione per avere un angolo di tiro migliore, perché se vedete dal frame precedente, arrivato qui avevo un angolo di tiro che era abbastanza scomodo, perché il portiere era nel centro della porta, visto che lui lo stava muovendo. Allora io per cercare di disorientare il portiere e creare un angolo di tiro migliore, faccio il reverse elastico e vedete che qui si crea un angolo di tiro ideale sul palo opposto che Ronaldo deve solo capitalizzare. Infatti poi vado a calciare, però il gioco è abbastanza marcio, quindi gli tira addosso a caso Cristiano Ronaldo Toti. Poi il karma però mi fa segnare uguale, abbastanza ambiguo questo gol. Stessa situazione, guardate qui, la palla che di Cristiano Ronaldo che non ha palesemente angolo di tiro. Qui non può calciare perché se tira c'è il portiere in copertura, se calcia sul palo opposto c'è l'autoblock di Rudiger, reverse elastico, mi sono accentrato, prendo campo, ho la palla disponibile alla conclusione, rilascio il sinistro e ancora una volta si insacca questo tiro qui. Ancora guardate, per accentrarmi con questa giocata rapidissima con Mbappé, io ho l'uomo davanti, so che non posso andare dritto perché se andassi dritto lui avrebbe tutto il tempo di selezionare Varane, che vedete che in questo momento non sta controllando, e uscirmi addosso. Allora, proprio approfittando del fatto che lui sta difendendo in maniera passiva, che cosa vado a fare? Vado a performare un reverse elastico per aggredire questa porzione di campo, allargarmi e poi cercare la conclusione in crociata. Quindi, reverse elastico, mi allargo, un passo, tiro, ho preso tutto il campo disponibile e vado a segnare. Un'altra situazione, questa ancora forse una delle più tipiche, è quella di utilizzare il reverse elastico per accentrarmi da un vertice alto ad uno un po' più basso per arrivare alla conclusione. Qui addirittura vado ad utilizzare la tecnica del doppio reverse, quindi faccio due reverse concatenati. Vedete, il primo per disorientare Varane,
Poi, qui ho l'uomo davanti, ho Mbappé marcato, che cosa faccio? Faccio un passo, porto palla, faccio un altro reverse per apparecchiare la conclusione sul destro ad incrociare e vado a segnare. Quindi avete capito che il reverse elastico fondamentalmente serve per rientrare, per accentrarsi o per ottenere un angolo di passaggio migliore o per ottenere un angolo di tiro migliore disorientando i marcatori. Quanto all'elastico invece, l'anno scorso abbiamo visto che ha subito un po' un depotenziamento, ok? Quindi il movimento dell'elastico è molto più ampio ed è molto più facile che il difensore recuperi il pallone. Però, cosa andiamo a fare noi in questo caso? Vedete qui, io controllo ancora una volta palla con Cristiano Ronaldo. Stavolta, l'obiettivo dell'elastico non è quello di cambiare repentinamente direzione, ma è quello, grazie a questo movimento ampio, di andare direttamente ad aggirare il nostro marcatore. Infatti, essendo un movimento molto più largo, guardate che mi permette di mandare a vuoto innanzitutto Van Dijk e poi di permettere la conclusione facile facile verso la porta. Così come però il reverse, anche il doppio elastico può essere concatenato, anche se la palla in questo caso schizza ancora di più. Quindi io cosa faccio qui? In questo frangente vado a fare un elastico per rientrare e provare magari a calciare. Vedo che c'ho l'uomo davanti, vado a fare un altro elastico per aggirarlo e calciare poi col sinistro. Poi qua vengo steso da Niakate che mi fa fallo da rigore e quindi poi vado a segnare il rigore. Raga, per questo primo appuntamento è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, se volete che continui. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi, in descrizione trovate tutti i link di riferimento, nonché la piattaforma viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, sono Dani Beroschi, ciao!